È stato inaugurato a Castel Martini, nel comune di Larciano, il nuovo centro visite della riserva naturale del Padule di Fucecchio. Al taglio del nastro erano presenti Federica Fratoni, presidente della provincia, Antonio Pappalardo, sindaco del comune di Larciano, Gianfranco Venturi, consigliere regionale della Toscana, Mauro Lubatti, prefetto di Pistoia, Amedeo Bartolini, presidente del centro del Padule di Fucecchio, Ginevra Alfano per la fattoria Banchieri Castel Martini. La nuova struttura, intitolata la baronessa Irene Alfano Montecuccoli, è gestita dal centro di ricerca documentazione e promozione del Padule di Fucecchio, a funzione di centro visite della riserva Information Point e sede del centro educazione ambientale. Al suo interno ospita aule e laboratori didattici, un allestimento museale sull'area palustre, bookshop, esposizioni con fini promozionali di attività e prodotti direttamente connessi all'ambiente naturale, agricolo e palustre. Oggi col 2013 in qualche modo ci viene assicurato un futuro di ampliamento di impegni e di doveri, continuare nella ricerca, continuare nel rapporto con i giovani, le scuole in particolare, e aprirsi a un turismo che consenta di dare maggiore opportunità di lavoro a tutta l'area, istituendo dei circuiti degli affreschi, delle ville e delle fattorie medice sulla via Francesca e sulla via Francigena. In questo modo sarà possibile coinvolgere attorno e dentro il Padule di Fucecchio una maggiore quantità di fruitori che possano approfittare di natura, cultura e enogastronomia. La sua realizzazione, per un importo pari a 680.000 euro, è stata finanziata in gran parte dalla Regione Toscana con fondi comunitari e per il resto dalla provincia e dal comune di Larciano. Insieme alla Regione, alla provincia, al comune Ponte Buggianese e agli altri comuni del cratere Palustre stiamo realizzando un insieme di interventi che consente una valorizzazione complessiva ed integrata del Padule di Fucecchio. Rientrano tra queste il centro visite di Castel Martini che oggi inauguriamo, la dogana che è in corso di recupero, rientrano le piste ciclabili, rientra il rifacimento anche di via Morette, un intervento partito in questi giorni, su tutta una serie di interventi che hanno lo scopo di valorizzare per quanto merita, come merita, quest'area che è una delle aree ambientalmente più importanti dell'intera Toscana se non dell'Europa. Ma devo dire un progetto che va a valore per la promozione di un'area straordinaria di cui la nostra provincia è dotata e per la quale i progetti non finiscono qua. Soprattutto credo per i ragazzi, per le scuole, per poter entrare in contatto con una natura meravigliosa che in questa zona davvero dispiega le sue bellezze in modo straordinario. Per cui siamo molto felici e orgogliosi di questa realizzazione e ci auguriamo che sia frequente assiduamente, ma già lo era e sarà senz'altro così anche in futuro. La nuova struttura si estende su 400 metri quadri di superficie a un unico piano ed è circondata da un ampio spazio verde di circa 3.500 metri quadri.